stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see you. Ciao Vale, anche per questa stagione siamo giunti all'ultima puntata di Maiko. Che dire, tu sei stata fantastica come sempre e spero di poterti rivedere prestissimo in TV e magari, perché no, anche dal vivo. Ti mando un abbraccio grande e in bocca al lupo per tutto. Ciao. Ciao Vale, volevo ringraziarti per tutte le emozioni che ci hai regalato in Un Medico in Famiglia, in questa decima stagione che è bellissima, e sei stata bravissima e sei anche bellissima, oltre ad essere una bravissima attrice. Quindi ti mando un bacione. Ciao Vale, 5 giorni. Oggi c'è l'ultima puntata. Ma lei l'abbiamo contagiata. Perché abbiamo contagiato noi, e quindi cosa vogliamo? Il piccolo Martino. Vogliamo il piccolo Martino. Vogliamo Isa Renzo. E cosa vogliamo dirti ancora? Grazie di tutto. E niente. Sei un'attrice fantastica. Un bacio dalla quarta E. Io sono Simona. Marina, Erika. E Valentina. Ciao. Ciao Ale, io sono Tamara, detta anche la tua stalker. Volevo farti tantissimi complimenti per il modo in cui ti hai dato Sara in questa stagione di Un Medico in Famiglia rispetto alla nona stagione e rispetto alle precedenti stagioni. Devo dire la verità, la trama non mi è piaciuta molto, ma le scene in cui c'eri tu io le ho viste con grandissimo piacere. Infatti mi ha fatto emozionare tantissimo. Credo che non sia affatto semplice emozionare attraverso uno schermo, che solo grandi attrici e grandi attori riescano in questo, e tu rientri sicuramente a far parte di loro. Mi ha emozionato tanto a partire dalle risate fino a finire con i lacrimoni, quindi io non posso che non farti complimenti
e io ho visto Medico in Famiglia 10, diciamo, principalmente per te. Visto che ci sono, volevo farti un mega in bocca al lupo per la tua vita, per la tua carriera. Io ti auguro il meglio perché te lo meriti davvero tanto e spero davvero che tu possa crescere non solo dal punto di vista lavorativo, recitativo, ma in generale, e raggiungere il miglior successo perché te lo meriti tanto. Io ti auguro con tutto il cuore, ti mando un bacione grande, ti faccio ancora un in bocca al lupo immenso. Ciao Vali, spero innanzitutto che imperfections give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. All. Give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts. Risking it, although it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning.